commissariato? Il commissariato è tanto che non ci vado. Perché lei va spesso? Beh, non è proprio che c'è sto di casa, ma siccome è vero, non è lontano da casa mia, allora quando che passo provo a entrare, tante volte ci avessero bisogno di una deposizione. Io magari mi intrattengo Merone, nel senso affabilmente, sia con la forza dell'ordine che col trattenuto, perché nella vita moderna non sai mai se c'hai bisogno di uno piuttosto che di un altro. Sì, che dunque, mi stava pensando perché l'ho veduto a questo. Al mercato? Mi pare difficile perché ormai vado sempre al super. C'è un ambiente migliore, ci stanno i carioli al posto dei fruttaroli. Sì, che dunque, mi era pensato un attimo pure in TV. Qualche inchiesta un po' curiosa che fanno quelle cose. Però io ormai al video mi guardo solo le cose del romanzo, perché sia il telegiornale, vero, che le brutture della vita non è che mi annoiano, ma proprio non le posso vedere perché sono un carattere piuttosto superbo di natura. Magari noi ci avevamo proprio, diciamo, abbastanza di cronaca in palazzo nostro, perché per una cosa o per un'altra mi parte, ma arriva una sirena una volta al giorno al portone nostro. Pensi che in un primo tempo erano tutte questioni dei furti, vero? Allora il marito mio si era messo in testa di cambiare casa. Sono stata proprio io che mi sono incaponita. Ho detto, Giovanni, pazienza, perché la cronaca, come che te pia, te dà sempre maggiore soddisfazione. Infatti il nostro adesso è in casamento, che per una cosa o per un'altra me va sul quotidiano almeno due volte alla settimana, col mutuo che c'è sta ancora sopra il valore. Dunque, sì, che stavo a pensare, pure l'ho veduta questo, nella fila del rientro da Ostia mi pare difficile, perché quelli vero di affiancamento non te li scordi manca a voler. So quelle 9-10 ore di affiancamento che ti costituiscono come una parentela, vero? Dunque, al cinema... Beh, al cinema mi pare proprio di scartare come ipotesi, perché marito mio mi avrebbe fatto cambiare posto. Non è che è geloso, però siccome i sordi mette sempre una borsetta mia, allora se non è una persona più che normale a me ci fa mettere vicino, ecco. Non mi pare il caso suo, francamente, vero? E invece magari mi ha visto proprio in un film. Come attore? Sì. Vedi come sta più in giro questo, non ho capito. Vabbè che il cinema, insomma, come stile, tutto quanto, insomma, è molto disceso, però c'è un limite. Pensi se diceva proprio ieri con mamma e con zia Pina, dico, se vuoi copiare un vestito, una pettinatura, insomma, un modo carino di dar un bacio al marito, si intende, vero? O al fidanzato non ti puoi più ispirare la pellicola. Più per niente, proprio che era proprio una fonte, anche mamma, che era tanto signorile, vero, tutto quanto, tante scese dei modi, proprio, da che non si vede più Grey Carson che è una penna. E l'abito mio de nozze, lei se lo può ricordare, vero? Ma insomma, se crede che era fantasia della santa mia, era una copia della Naturner. Vai a copiare un abito al cinema adesso, se ce ne trovi uno. Sì che dunque, fammi pensare... Che l'ho veduta a mutua? Mi pare proprio difficile perché i soggetti così de neuro, quando che c'è so manco centro, mi fanno impressione. Sì che dunque, posti curiosi dove che so ita negli ultimi tempi che posso aver incontrato questo, dunque. So ita vede a fila di quelli che scioperano per i telefoni. Quello è stato per una curiosità mia, perché insomma, siccome che sono un utente fedele, mi dà fastidio quando che mi mancano di rispetto. Poi so ita, dunque, ho portato i ragazzini al concorso ittico, perché piano piano, magari una volta l'anno, ma i musei glieli faccio vedere tutti. Poi so ita la cosa dei capelloni arredata. Quanto mi piacciono le arredate! È proprio lo spettacolo che si gode di più adesso. Peccato che le fanno sempre al centro, che noi non siamo comodi per l'orario di mio marito. Sì che poi siamo iti allo zoo domenica con tutti quanti i nipotini dell'Australia. Celentano, muori collegato, accidenti a memoria mia. Mamma, Giovanni, che siete al video, zia Pina, vi ricordate come che se siamo fermati davanti a quella gabbia di quella bestia che non mi ricorda il nome? Vi ho detto proprio, questo mi ricorda una persona che adesso non mi ricordo dove che l'ho incontrata. Che se siamo parlati e tutto quanto, adesso non mi riesce... Celentano, Celentano!